Buon pomeriggio a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, con Andrea Berardinelli ci troviamo all'interno, ancora all'interno della sala delle lauree del Plesso Gabriele D'Annunzio dell'Università degli Studi di Teramo ed è qui che si è conclusa la visita odierna del Ministro della Salute Roberto Speranza che, come hai detto tu, qui ha inaugurato un hub vaccinale che sarà attivo fino al prossimo 30 settembre Entro il 30 settembre, ha annunciato il rettore Dino Mastrocola, saranno vaccinati tutti gli studenti dell'Ateneo. Il ministro Speranza, del quale tra pochissimo vi faremo riascoltare l'intervento alla presenza delle massime autorità civili e militari, è stato accompagnato dal governatore d'Abruzzo Marco Marsiglio durante le tappe della visita di questa mattina e dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e dall'arcivescovo della diocesi di Teramo Atri Lorenzo Leuzzi. Dicevo, come hai ricordato anche tu, Marina, la visita è iniziata a Giulianova, la piccola opera Caritas, poi il ministro si è recato a Teramo e ha visitato l'ospedale Mazzini e l'istituto zooprofilattico. Ha chiesto anche agli abruzzesi fiducia e prudenza perché sono ancora persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva perché sono pazienti Covid e fiducia nel futuro. Ma se tu sei d'accordo, io chiederei alla regia, Certo. quindi a Roberto Cherchi con la supervisione tecnica di Andrea Di Fabio, di far riascoltare quanto ha affermato il ministro e poi integreremo ulteriormente con altri aspetti. Certo. In poche ore ho avuto l'occasione di fare incontri che mi danno un segnale di una comunità che vuole impegnarsi, lottare per chiudere questa fase ed aprirne una diversa. E dopo i giri fatti abbiamo inaugurato questo spazio che io ritengo possa offrire e lanciare un messaggio di fiducia non solo a questa regione, alla regione Abruzzo, ma direi a tutto il paese. L'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro, è l'idea della formazione, l'idea dei nostri giovani, dei nostri figli che assumono competenze, merito, nozioni, informazioni che gli consentiranno di costruire appunto la loro vita e pianificare e progettare la vita che sognano. E quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. Come sapete, la campagna di vaccinazione è l'arma fondamentale che abbiamo per uscire da questi mesi così difficili. Noi siamo in un passaggio cruciale, siamo in un passaggio cruciale in cui le misure adottate finalmente hanno consentito di piegare lievemente questa curva, anche se ci vorrà ancora un impegno da parte di tutti per gestire al meglio anche le prossime settimane. E siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa 1 milione di dosi ogni 3 giorni e ogni 3 giorni accelereremo ancora nei prossimi giorni e questo ci consente di guardare con una certa fiducia al futuro. Ecco, io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza. Dobbiamo declinarle assieme, fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapia intensiva e in area medica, quindi dobbiamo saper avere questa capacità, guardare con fiducia, progettare con fiducia il futuro, ma al tempo stesso essere prudenti, avere cautela e fare i passi con grande cognizione di quella che è la realtà. Investire, investire, investire sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia. Io vi ringrazio tutti e devo immediatamente tornare a Roma perché c'è un'agenda che, come immaginate, è molto, molto complicata, però sono contento e mi fate tornare a Roma con ancora più fiducia per il lavoro
che faremo nelle prossime giornate.